Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati su Dry Droning. Allora, ieri sera ci eravamo lasciati a due passi dallo scoprire qualcosa di nuovo sul nostro Baker, il nostro difeso, a quanto pare. Avevamo finito di parlare con la signora, sì, però mi sono dimenticato cosa dovevamo fare. Dovevamo tipo trovare qualcosa per convincerla a fare cose. Spezza la maschera e la messa ogni Baker. Investiga a casa di Baker, ok. Ok, sì, devo andare da Hera. Perfetto, mi ricordavo giusto. Allora, mappa. Noi possiamo tornare alla Folly Investigations. Anime Obscure 2.26 pre-order now. Cos'è Dark Souls? L'ho capita. L'ho capito. Ok, parliamo con lei. Carina questa cosa perché è un mini tutorial, immagino, sul fatto che il giocatore deve imparare che quando non sa cosa fare, Hera è la sua risposta a tutte le domande. Mi piace, bravi, molto intelligente come scelta. Parliamo della maschera di Baker. Per quale motivo Baker dovrebbe evitare di dirci la verità? Dopotutto è stato proprio lui a ingaggiarci. Non ne sono ancora sicuro, ma è probabile che stia nascondendo qualcosa riguardo ad Abigail. Ann Baker potrebbe essere la soluzione a gran parte dei nostri problemi, dopotutto è la sorella della testimone oculare e la moglie del nostro cliente. Hai già provato a parlare con lei? Sì. Sì, parliamo prima del guanto. Per quanto riguarda la questione del guanto, non credi che potremmo aver rovinato per sempre la carriera di Freya mostrandolo a David e la Madonna? Cioè, adesso voglio dire. Mica è colpa sua se i suoi sottoposti sono dei coglioni. Freya è l'ultimo dei nostri problemi al momento, e quella del guanto è una soluzione che non riusciremo mai a risolvere. È una questione che non riusciremo mai a risolvere senza il suo aiuto. Capisco. Spero solo che la cosa non abbia ripercussioni serie, ma non credo. Mi sembra un po' esagerato, forse, come discorso. Fammi indovinare, Anne non è l'angelo che ti immaginavi. Quella donna non vuole che io tocchi niente in quella maledetta reggia. Forse dovresti spingere sulle sue paure, magari mostrandole qualcosa di inerente al marito o alle bande nere. Fare leva sulla paura delle persone, la mia specialità. Ok. Va bene, mi hai convinto. Quindi gli mostro tipo il guanto, gli faccio vedere la morta. You won't keep it a secret, acquiesce, never in 12 colors. Ogni notizia all'interno devo ottenere uno speciale permesso. Patriota, censura il controllo della popolazione civile. Merda, ma quindi c'è una censura devastante in questo posto. Vi faccio vedere. Perfetto. No. La mano di suo marito. La freccia. Il coltello? No. Oddio, è arrivato il momento Phoenix Wright in cui continuo a tirare fuori robe a caso fino a che non arrivo a quella giusta. Siamo già arrivati a quel momento. È letteralmente l'ultima cosa che avrei optato, per cui avrei optato, però va bene. È un salto nel vuoto, ma forse vale la pena tentare. Riconosce questo volantino? Certo che lo riconosco. Certo che lo riconosco, è quello utilizzato per la propaganda del partito di Richard. Esattamente. E sul retro si trovano le parole altisonanti come rispetto, unione, onore, unione e orgoglio. Non ce la posso fare stasera. Già partiamo malissimo. Tuttavia mi pare di capire che molti dei membri delle bande nere non seguano minimamente questi concetti. Lei ha affermato più volte che suo marito ha molti nemici all'interno del partito e addirittura del colpo di polizia. Ma come diceva qualcuno che con il nero aveva molto a che fare, molti nemici. E quindi mi dica, signora, ha mai pensato alla possibilità che quelle stesse persone possano voler fare del male anche a lei? Cosa? Allora vogliono davvero uccidere anche me? Non posso scartare questa ipotesi. Se non mi lascerà indagare liberamente, anche la sua vita sarà in pericolo. Questo lo capisce, vero? Non. Vabbè. Forse ha ragione. D'accordo, le concedo carta bianca. Ma la prego, non lasci che quelle persone mi facciano del male. Questa povera donna è l'ombra di se stessa. Forse dovrei dire la verità riguardo a suo marito. O forse dovrei semplicemente tranquillizzarla evitando che faccia gesti troppo azzardati. D'accordo, ma prima dovrebbe sapere che. No, fatti i cazzi tuoi. Cioè, tranquillizziamole.
No, se la vedrà suo marito, io non voglio saperne niente. Tra moglie e marito non mettere il dito, cioè è proprio un dogma, una regola sacra. Cioè, non sarò io il primo a fare l'enorme cazzata di rivelare questa storia. Anche perché se non c'è arrivata da sola, figlia mia, mi spiace, ma sei davvero oltre ogni ragionevole salvezza. Ogni suo marito mi manda a dire che non vede l'ora di poterla riabbracciare. Quello sciocco continua a pensare a me nonostante la sua situazione. Grazie, detective, lei è davvero un uomo di grande cuore. Sì, sono proprio io. Proprio io. Povera donna, condannata a vivere in una prigione di cristallo fatta di falsità e di sentimenti artificiali. Probabilmente la verità le avrebbe fatto troppo male, anche se forse l'avrebbe aiutata a orientarsi meglio in questo incubo. Non lo so. Ora sarà meglio indagare. Bene, indaghiamo. Prima cosa il computer, direi. Un vecchio modulo di computer portatile ancora funzionante. Protetto da password? Non pare esserci niente di particolarmente interessante, ma posso dire con certezza che si tratta del computer di Abigail, visto l'enorme quantitativo di... Un attimo, e queste cosa sono? Quantitativo di... Ci sono decine di mail criptate inviate pochi giorni prima della sera dell'omicidio verso l'indirizzo denominato Tattapos. Non ho idea di come si legga. Per quel poco che conosco di greco, credo significhi tartaro o qualcosa del genere. Come diavolo ha fatto Abigail a criptare e inviare mail simili senza che il sistema di sicurezza informatico la bloccasse? Fin dalla sua prima fondazione, Nova Polemos utilizza un sistema informatico e di navigazione web obbligatorio per la città, chiamato Caligula. Tutti i nomi... Tutti i nomi greci, va bene. Ogni cittadino che ha passato l'esame Patterson ha diritto ad utilizzarlo, e ogni contenuto creato, visualizzato o condiviso viene analizzato dalla polizia e dai servizi segreti della città. Questo sistema viene accettato dai cittadini per via della velocità del servizio web, che è totalmente gratuito, e per via del forte senso di sicurezza che è in grado di generare all'interno di una popolazione che si considera elitaria e fuori dal mondo, e che quindi teme lo straniero e tutto ciò che potrebbe spezzare lo status quo. È importante notare che l'importazione e utilizzo di sistemi operativi diversi da Caligula è un reato punibile con l'espulsione con 10 anni di carcere nei casi più gravi. Beh, ok. Farei meglio a chiederlo direttamente alla diretta interessata, non appena avrò chiuso il discorso con Baker. Però scusami, questo era di Abigail. Chi era Abigail? Era la ragazza? Abigail, ok. Vabbè, ci sta, lei ha la faccia da rivoluzionaria, quindi alla fine dei conti è comprensibile che usasse magari qualche VPN o qualche roba segreta. Camino? Adesso ho davvero visto tutto, ok? Se l'artista voleva raffigurare il disagio, beh, ci è riuscito, ok? Solo Baker poteva avere il coraggio di avere qualcosa di così pacchiano e di cattivo gusto, ok? Libreria, niente di utile. Poltrona, ok? Qua ci sarà qualcosa, documenti? Una foto rovesciata, ok? Sembrano ritrarre Alicia e Abigail. Quelle due sembravano essere davvero amiche, allora perché la foto era messa in quella posizione? Ok. L'agenzia presenta la vittima e la testimone oculare. Alicia sembra essere ritratta con un vecchio modello videocamera che a quanto pare si porta sempre appresso. Non c'è fior più bello di quello divorato dall'ambizione, ok? Ho trovato molto meno di quanto sperassi. Immagino che questo posto sia già stato ripulito prima del mio arrivo. Comunque credo di avere abbastanza prove per poter smascherare lo squallido teatrino di Baker. Ah, sì? Sì? Siamo sicuri? Ma in che senso? Ok, parliamo. La verità. Signor Baker, è arrivato il momento che lei mi dica la verità su Abigail e sulla sera in cui è stata uccisa Alicia. Ne abbiamo già parlato, non ho visto Abigail quella sera e le ho già dato la mia versione dei fatti riguardo l'omicidio. Modalità Living Nightmare. Durante la modalità Living Nightmare dovrai smascherare le menzogne di coloro con cui stai parlando presentando prove o fatti raccolti durante le tue indagini. Se presenterai le prove sbagliate per 3 volte durante l'intero dialogo sarà game over! Ah, faccerò cazzo. Posso salvare? Salvo, per non saperne leggere né scrivere, io salvo. Ok.
Lei mi sta spudoratamente mentendo, mio caro signor Baker, ma partiamo dalle basi. Quando mi ha parlato della vittima non mi ha mai spiegato come avete fatto a conoscervi. Mi contatto con la scusa di una banale intervista. Alice non ha mai avuto nessun tipo di rapporto con la mia famiglia. Ah, davvero? Se era così sconosciuta la famiglia, come riesce a spiegarmi questa prova? Beh, in realtà è un po' una cazzata, nel senso che, cioè, effettivamente lei potrebbe essersi avvicinata con la scusa dell'intervista e poi ha conosciuto Abigail e di conseguenza sono diventate amiche. Sembrano piuttosto affiatate per essere due sconosciute, non le pare, signor Baker? Ah, diminuisce la maschera, che figo! Immagino come fosse contenta Abigail quando ha scoperto che la sua cara amica aveva rapporti intimi con il marito di sua sorella. Alicia veniva spesso a casa nostra, era molto amica di Abigail e stavamo cercando di fare una sorta di documentario. Una sera si avvicinò a me con la scusa di volermi far vedere il suo lavoro e... Beh, da quel giorno Abigail ha cominciato a odiarmi in maniera ancora più accesa. Infatti il suo intervento come testimone non mi ha minimamente sorpreso fin dall'inizio. Se desideravo umiliarmi ci è riuscito, ma non riesco comunque a capire dove voglia arrivare con le sue farneticazioni. Un passo per volta. Torniamo a parlare del suo incontro del suo scontro con il killer. Lei ha affermato che prima di svenire ha sentito un urlo di ragazza. Esattamente, che cosa c'è di strano? L'assassino avrebbe potuto ucciderla in qualsiasi momento e invece ha preferito scappare senza una ragione apparente. Tutto questo sarebbe assurdo a meno che lui... non avesse riconosciuto la voce. Non avesse riconosciuto la persona che stava urlando. E la voce di quella persona era quella di... Abigail era l'unica persona presente in quel momento? Cosa? La sua reazione vale più di mille parole. Maledizione, d'accordo. Non c'è mai stata nessuna voce e nessuno svenimento. Durante la lotta ho afferrato il mio taser e l'ho paralizzato temporaneamente, riuscendo a fuggire. Non l'ho mai detto a nessuno perché quegli aggeggi sono illegali a Nova Polemos e avrei rischiato l'incarcerazione a prescindere. Andiamo, può fare meglio di così. Le sue bugie stanno perdendo di mordente. Lei non ha mai utilizzato un taser contro l'assassino e questa prova lo dimostra. Immagino il fatto che non posso usare la mano, però ne ha due. Quindi non so. Forse più questa che la mano, perché la mano, cioè, ne hai due. Quindi non ha molto senso, secondo me. Però immagino che il gioco voglia la mano. Ok. La polizia afferma che lei ha lottato con il suo assalitore tenendolo fermo con la mano sinistra perché l'altra mano era stata gravemente ferita poco prima. Quindi usare qualsiasi tipo di arma sarebbe stato totalmente impossibile. Ma non è vero, non è vero. Cioè basta che spingi via l'avversario, hai anche le gambe, no? Quindi ok, lo tieni con la mano, poi tiri un calcio per allontanarlo, tiri fuori il taser e lo piombi, no? Io non... Queste sue dimostrazioni di panico non fanno altro che avvalorare ulteriormente le mie tesi, signor Baker. Dopo che lei è stato scagliato contro la panchina, Abigail ha urlato, correndo verso di voi, distraendo l'attenzione dell'assassino e permettendole di scappare. Quella ragazza le ha salvato la vita. Non le si può proprio nascondere nulla, non è vero, detective? Ok. È vero, l'assassino pareva conoscerla, si sono messi a parlare sottovoce, ma lei sembrava assolutamente terrorizzata dalla sua presenza. Subito dopo sono corso via come un codardo, lasciandola nelle grinfie di quel... mostro. Non so come facessi a conoscerlo, ma sono sicuro che lei stia testimoniando contro di me perché il killer la sta ricattando. Quindi pensa che quella sera il killer vi abbia lasciati entrambi in vita solo per poter sfruttare Abigail in tribunale? Ne sono quasi sicuro. Quindi... vi siete rivolti alla nostra agenzia perché speravate che io arrestassi la persona sbagliata, salvando la sua vita e quella di Abigail. Maledizione, quella ragazza è stata manovrata dal killer. Devo andare a parlare subito con lei. Un momento, Foley. Ci tengo a precisare che se dovesse succedere qualcosa ad Abigail, lei è un uomo morto. A quanto pare la realtà dei fatti pare essere molto più complessa del previsto. Devo parlare con Abigail in fretta. Specialmente riguardo alle mail che ho trovato a casa sua. Sì, no, più che altro mi incuriosisce il fatto che lui sia così attaccato ad Abigail, che in realtà lo odia. Forse ancora con Freya, probabilmente dovrei cercare lei. Sì, e dove sarà se non sulla scena del crimine? Che strano. Leggendario pilota del futuro, questo è mio figlio. Cosa cazzo? Eh?
Per la prima volta sono davvero felice di vederti, Freya. Ancora tu? Che diavolo vuoi da me? Dov'è Abigail? Devo parlare subito con lei. Vuoi forse scusarti per l'essere scappato in maniera patetica dopo averla vista? Finiscila con le idiozie e ascoltami. E spieghiamo tutto, immagino. Cosa? Stai scherzando, vero? No, Abigail conosce l'assassino e probabilmente sta venendo ricattata. Hai parlato anche di alcune mail, giusto? Hai per caso i file con te? Sì, ma pensi di essere in grado di decriptarle? Sappiamo persino quante volte i cittadini vanno al cesso ogni giorno, figurati se un paio di stupide mail possono essere un problema. Bene, allora mi affido a te. Seriamente? Le hai salvate qui sopra? Un attimo solo. E dove dovevo salvarle? Non devi assolutamente mostrare questa prova ai tuoi colleghi, nemmeno quelli di cui ti fidi di più. Visto il loro odio verso Baker, potrebbero farle sparire, e noi non riusciremo mai a scoprire la verità. Non mi fido di te, ma se può farti sentire meglio, mi fido ancora meno dei miei colleghi. Ok? Chiamerò Abigail e la manderò al tuo ufficio, cerca solo di non farmi pentire della mia decisione. Se scopri qualcosa, chiamami, e cerca di non fare cose avventate. Mi dispiace, non accetto consigli da un criminale. A presto, Foley. Non oso immaginare cosa farà quella donna quando scoprirà che ho consegnato il guanto a David. In ogni caso ora non mi resta che tornare in ufficio e porre per sempre fine a questa farsa. Quale farsa? Di cosa stai parlando? Vabbè, questo l'ho già letto. Non ho ancora il caso che cola, che palle. Freya mi ha detto di venire qua urgentemente. Potrei sapere cosa diavolo volete da me? Buonasera anche a lei, signorina Abigail. Visto che hai saltato i convenevoli, andrò anch'io dritto al punto. So che hai salvato Baker dal vero assassino. E so anche del tuo rapporto con Alice e delle mail criptate sul suo computer. Cosa? L'ultimo tassello. Manca solo un ultimo piccolo tassello. Stavolta non ho tempo per cercare prove. Dovrò affidarmi all'istinto per smascherarlo. La verità su Pandora. Ok. Io però per sicurezza salvo. Prima di iniziare. Eccoci. Vediamo di procedere con ordine. Baker ha ammesso che lo hai salvato la sera dell'omicidio. Inoltre sappiamo che l'assassino ti ha visto in faccia. Eppure tu sei ancora qui, pronto a testimoniare contro il nostro cliente. Buffo che ti abbia lasciato andare senza problemi dopo che lo ha interrotto mentre stava cercando di uccidere Baker, non è vero? Ok. Vuole forse insinuare che io conosca l'assassino? Sei sveglia, ragazzino. Oh sì, certo che conoscevo l'assassino. È Richard Baker, il verme con cui vivo da anni. Stronzate, stai testimoniando contro Baker perché... il vero assassino ti sta minacciando. Minacciando? Le sembra che mi stia comportando da ragazza minacciata da un killer senza pietà? Puoi cercare di nasconderti quanto vuoi. È la maschera a parlare al posto tuo. Ti prego, Abigail, aiutaci a catturare quell'uomo. Se non vuoi fidarti di noi, almeno fidati di Freya. Non vuoi vendicare la morte della tua amica? Desideri davvero che quel pazzo continui a uccidere? Sta venendo via? Tutto cominciò diversi mesi fa. La prima volta che l'assassino si mise in contatto con me, Alicia si spacciò per un famoso regista interessato ai nostri lavori. Sembrava l'unica persona in grado di capire i nostri bisogni, e come noi odiava le bande nere e lo stato attuale della città. Ci contattava solo tramite circuiti mail criptati, in modo che la polizia non potesse vedere il materiale che ci scambiavamo. Che tipo di materiale? Di tutto. Ma prevalentemente erano video e foto. Ma in realtà lui sembrava particolarmente interessato ai video di Alicia. Cosa? E perché proprio i suoi? Probabilmente perché erano quasi tutti inerenti a Baker, e lei lo stava frequentando da tempo, ma in realtà non ne sapevo nulla. Aspetta un momento, poco fa hai affermato che quell'uomo pareva essere l'unica persona in grado di capire i nostri bisogni, o mi sbaglio? No, non si sbaglia. E mi pare anche di capire che detesti Baker. Lo odia con tutto il cuore. Quell'uomo ha rovinato la mia vita e quella dei cittadini di questo paese.
E nonostante questo gli permetti di avere rapporti intimi con la tua migliore amica? Abbastanza assurdo, non trovi? Io non sapevo del suo rapporto con Baker. Lo sapevi e come? Questo perché... Volevi farlo divorziare da tua sorella? Rovinare la vita di mia sorella non era certo il modo giusto per vendicarmi, non le pare? Puttana la vita! Perdona, mi ho esagerato, vabbè. Sei stato tu a convincerla? E questo in che modo cambia? Ah, forse perché in realtà... Beh, comunque però avrebbe rovinato la vita a sua sorella. Cioè, che cazzo vuol dire? Se il motivo per il quale non andava bene l'altro è perché avrebbe rovinato la vita alla sorella, anche così l'avresti rovinata, no? Hai usato il rapporto di Alicia per raccogliere soldi con il ricatto, in modo da poter dare vita ai vostri sogni distruggendo al contempo la sua reputazione. È la sera dell'omicidio e tu eri presente fin dall'inizio perché volevi... riprendere l'incontro tra Alicia e Baker. Quella sera tu eri lì per riprendere Baker con la telecamera e distruggere la sua reputazione una volta per tutte. Probabilmente hai parlato a Pandora del vostro piano e lui ha agito per uccidere la ragazza. Ha aspettato la sera dell'incontro e ha usato il rapporto tra la tua amica e Baker per ricreare alla perfezione il mito di Apollo e Daphne. Lei era una bellissima artista, la ninfa perfetta, mentre Baker era il presuntuoso dio del sole che credeva di poter controllare il mondo e l'amore con uno schiocco di dita. Nella visione di Pandora l'unico modo per Alicia di fuggire dalle grinfie di Baker era quello di fonderla all'albero, trasformandola nel mito. Era, non smetterà mai di stupirmi. Noi volevamo solo dare vita ai nostri sogni. Alicia, se solo fossi riuscita ad arrivare prima. In che senso? Quella sera ho provato a contattarla ore prima dell'appuntamento, ma non mi ha mai risposto al telefono. Mi sono preoccupata per lei e quindi sono corsa subito al parco, ma quando sono arrivata, lei era già stata uccisa. E l'assassino era lì ad aspettarmi, nascosto dietro l'albero di Alicia. Era un uomo alto, indossava un grosso cappotto nero robusto e una maschera dalle sembianze di lupo. L'uomo... ma perché una maschera da lupo? Non lo so, ma appena mi ha visto è corso verso di me, mi ha afferrato il braccio e mi ha trascinata davanti al corpo di Alicia. A quel punto si è avvicinato al mio orecchio e mi ha detto che... se non avessi filmato l'arrivo di Baker mi avrebbe fatta fare la stessa fine di Alicia. Oddio, stai scherzando, vero? Quale pazzo suicida si lascerebbe filmare mentre assale qualcuno? Non ne ho idea, ma in quel momento ero davvero terrorizzata. Quindi mi sono nascosta lì vicino e ho acceso la telecamera, aspettando Baker. Dopo che il killer ha assalito quel bastardo quasi distinto, ho cominciato a urlare, avvicinandomi a loro e distruggendo la mia copertura. Non so perché l'ho fatto, in quel momento sembrava quasi che il mio corpo si muovesse da solo. Mentre correvo verso di loro, l'assassino si è avvicinato colpendomi al volto e strappandomi la videocamera di mano, dando la possibilità a Baker di scappare. Dopo averlo visto fuggire, ha cominciato a ridere di una in una maniera quasi spaventosa. Poi mi ha afferrato i capelli e... eh? Mi ha costretto a dire ad Alicia che sarebbe andato tutto bene, mentre le accarezzava il volto con il dorso della mano. Ah? Ma non era già morta, Alicia? Tutto questo mentre lui mi filmava con la nostra videocamera. Poco dopo mi ha lasciato andare, dicendomi che presto avrei avuto sue notizie. Dopo essere tornato a casa mi ha contattato di nuovo via mail, chiedendomi di testimoniare e inviandomi in allegato il video. Questo in modo da poter preservare quello che lui ha definito un piacevole ricordo. Abigail, mi dispiace così tanto. Aspetta un attimo, tu hai il filmato di quella sera? Perché diavolo non ce l'hai detto prima? Mordred, che diavolo ti prende? Questa ragazza ha passato l'inferno. Ho con me una copia di quel filmato, potete farne ciò che volete. Bruciatelo, datelo alla polizia o vendetelo a qualcuno, non mi interessa. Hai portato una copia del video? Quindi sapevi che avremmo scoperto tutto? In realtà non vedevo l'ora di potermi togliere questo peso, anche se ora dovrò nascondermi finché non prenderete quel pazzo. Vediamo subito. Ok, non me lo fa vedere. Un chip contenente il video fatto girare da Pandora la sera del crimine. Il suo contenuto potrebbe sollevare Baker da tutte le accuse. Il futuro di una nazione è nascosto nel passato. Vai da Freya alla stazione di polizia, lì sarai al sicuro. Un'ultima cosa prima di andare. Sappiate che io non sono l'unica persona ad essere ricattata da un assassino. Cosa? Dall'assassino. What do you mean? Di cosa stava parlando?
Focalizziamoci su una cosa per volta. Presentando questo video potremmo scagionarlo, spostando l'attenzione della polizia verso il vero assassino. Inoltre potremmo anche riscuotere quanto promesso, salvando la nostra agenzia e riprendendo una vita normale. Beh, tecnicamente però è a tutti gli effetti il best case scenario, perché non solo completiamo l'incarico e quindi ci ripigliamo no non solo i soldi che ci devono, ma anche la nostra reputazione. E in più tecnicamente non abbiamo scagionato un colpevole. No? Quindi tutti felici, direi. Siamo d'accordo, era? Alla fine è stata una buona cosa accettare il caso. Ma se lo facessimo, le bande nere vincerebbero le prossime elezioni. Rischieremmo di portare di nuovo il terrore nella città, rovinando la vita di centinaia di migliaia di persone. E ho capito, però tecnicamente è innocente. A rinunciare al denaro e mettere a repentaglio il nostro futuro per evitare che salga al potere un partito estremista? O sacrificare la vita di migliaia di persone condannando per sempre tutto quello per cui... la Madonna! Cioè, ok, allora, va bene. Capisco che l'idea di avere un partito estremista al governo non sia una roba carina, ok. Però da qui a dire che rinunceremo per sempre a tutto quello che abbiamo... forse un pochino troppo. Forse un pochino troppo. Finirà prima o poi il mandato di sto partito. È arrivato il momento di scegliere. Eh no, la cosa giusta da fare è consegnare il video. Cioè, dai, lui è innocente. Adesso io capisco tutto, però. Dai. Sarebbe stato diverso se effettivamente fosse stato lui il colpevole. Però è pure innocente, dai, ma che dobbiamo fare? Per quanto possa essere un mostro, Baker non è comunque il colpevole. E abbiamo già fatto versare abbastanza sangue innocente. Forse hai ragione, Mordred. Fermare Baker probabilmente salverebbe la città oggi, ma tra pochi anni sarebbe la stessa storia. Magari con a capo qualcuno di peggiore. Tra l'altro. E noi ci meritiamo di avere una vita normale dopo tutto quello che abbiamo passato in questi anni di inferno. Sì, però, cioè, vorrei sottolineare che comunque ve la siete un po' cercata, l'avete fatto tutto voi. Adesso non so cosa sia successo di preciso 6 anni fa, però... cioè... i tizi innocenti, voi sapevate che erano innocenti quando li avete mandati al patibolo. E non so se siete stati costretti dalle circostanze o da qualcuno che vi minacciava, quello che è. Però... lasciamo che siano i cittadini di Nova Polemos a decidere il futuro. Forse per una volta faranno la scelta giusta. Sono felice che siamo giunti alla stessa conclusione. In ogni caso, continuo a essere turbato dalle ultime parole di Abigail. Chi è? Huh? Una mail di Freya? Varyajan 47. Non c'è scritto altro, che significa? Che siano qualche sorta di indirizzo? Aspetta un momento. Mordred. Maledizione, perché non ci siamo arrivati prima? Dobbiamo salvarlo, Mordred. Dobbiamo... no, tu rimani qui e consegni il file alla polizia. Io vado all'indirizzo. Teniamoci in contatto. Aspetta! Cioè, vuol dire che l'assassino l'ha presa? Varyajan 47. Ok, che è un posto, quindi. Diario aggiornato. Dove siamo noi? Ok. Dobbiamo andare qui. Questo è tipo il limbo. Your music sucks. Ok. Ma se vabbè, ma fammi leggere. Che cazzo di posto è questo? E cos'è questo maledetto odore? Sangue, sicuro. In che razza di casino ci sei andato a ficcarti, ragazza? Aspetta, ma era Abigail? E no, è di Freya! Ma è il direttore della polizia. C'è tipo un pezzo grosso. Vai con le luci. Ehi,
Happy birthday, little sunshine. Ma che diavolo? Potrebbe essere una foto di Freya, la parte sinistra della foto sembra essere stata sfregiata. Buon compleanno, Stellina. Freya, che cosa sta succedendo? Il quadrilatico sembra essere collegato all'illuminazione di questa colonna. 11. Un gigantesco numero 11 che abbia un qualche significato? Perché si è acceso lì? Chi è questo ragazzo? Gentile signorina Freya, o forse dovrei chiamarla Flynn, sono lieto di sapere che ha deciso di cominciare a indagare su di me e sui miei piccoli capolavori. Per ringraziarla della sua premura, ho deciso di ricambiare il favore, scoprendo che nonostante suo padre abbia fatto di tutto per nascondere tutto quello che la riguarda prima del suo ingresso in accademia, io sono riuscito a trovare delle splendide foto che la ritraggono prima del suo cambiamento. Nel caso decidesse di continuare le sue indagini, sarà mia premura inviare tutte le sue vecchie foto di famiglia a tutti i suoi superiori. Ma non si preoccupi, dopotutto la polizia di questa città è famosa per la sua tolleranza, non è vero? Con amore. P. Ah, la nostra Freya era un Flynn. Ai ai ai. Pandora è riuscita a scoprire che Freya era un ragazzo poco prima di entrare in accademia. Allora Abigail si riferiva a questo quando ha detto che non era l'unica a essere ricattata. Ma lei come lo faceva a sapere, scusami? L'aria di questo posto comincia a darmi alla testa. Queste sono tutte le foto. Sulla foto c'è una piccola didascalia che credo sia legata a una vecchia favola. Che farai se verremo al paragone tu con tuo figlio e io con tanta parole? Alla scrofa rispose in quattro parole, mamma leonessa, un solo maleone. Ok. C'è una piccola didascalia sotto la foto e recita: i lupi sono sempre disposti a divorare i propri figli piuttosto che presentare la loro vergogna al branco. La foto sembra ritrarre Freya al suo ingresso in polizia, la parte inferiore della foto è bruciata. Una foto recente di Freya, la didascalia sotto la foto recita: infastidita dalla copulazione di due serpenti, Tiresia all'indovina uccise il serpente femmina, tramutandosi poi in una donna e cominciando a sperimentare tutti i piaceri che quel nuovo corpo poteva dargli. Che senso? Quel figlio di un cane si sta prendendo gioco di me, devo trovare Freya alla svelta. Qualcosa mi dice che non sarà così facile, eh? Una lugubre bambola che indossa vestiti maschili. Sembra portare una busta contenente un messaggio. Credo che questo messaggio sia collegato in qualche modo alla cassaforte. Sì, cioè, abbastanza chiaro. 5 sono le cifre che apriranno le porte della verità. Le prime due cifre sono il numero del tradimento, impresso sulla colonna portante, quindi 11. La terza cifra è il totale dei figli cancellati dalla vanità. 1. La quarta è la somma delle maschere della vergogna. Quindi 2. L'ultima è il marchio impresso sul volto di Tiresia. Questa parte dei figli cancellati dalla vanità non mi è chiara. Figli cancellati dalla vanità? Qualcosa a che fare con questo? Un solo maleone, uno, quindi. 1-1-1. Due. E il marchio. Questo qua. 8. 1-1-1-2-8. Mi sembra strano, però proviamo. Ho sbagliato, sono pirla. Sono un pirla di nuovo perché è 1-1-1. Cosa vuol dire i figli cancellati dalla vanità? Cioè, qua nelle didascalie non ce ne sono.
I loro propri vivi vedo che presentano una vergogna al branco. Ok. Non mi è chiaro. Che farai se avremo al paragone tu con un figlio e io con tanta prole? Ma tanta prole che vuol dire? Quattro parole? 1 1 4 2 8. Undici. Totale dei figli cancellati dalla vanità. Che cazzo vuol dire questa cosa? Totale dei figli cancellati dalla vanità. Figli cancellati dalla vanità. Ah, ok, quello è il cancello. Figli cancellati dalla vanità. Non c'è nient'altro con cui interagire, mi sembra di capire. La parte di sinistra è stata sfregiata, va bene. Forse sono due? Undici, venti, due, otto? Ok, sì, erano le facce sfregiate. Ok, pensavo fossero i suoi compagni di classe, non pensavo fossero tipo i fratelli. Ci siamo, la cassaforte è aperta. Un fiocco rappresentante una nuova nascita, per metà azzurro e per metà rosa. Al suo interno è presente una chiave. Ok. Chiave dall'aspetto futuristico in grado di aprire la strada verso Freya. Le porte del paradiso si aprono, la rinascita è completa. Ok. Per quale motivo quel pazzo ha creato questa messa in scena? Cosa voleva dimostrare? Sta succedendo di nuovo? Devo correre alla porta prima che finisca con l'impazzire del tutto. Sono d'accordo? Ci siamo finalmente. Fa che tutti i miei sforzi non siano stati... inutili. Oh, sei tu, detective. Io e la principessa ti stavamo aspettando. Ammetto che sono quasi emozionato. Dopo tutto questo tempo, finalmente riusciamo a incontrarci di persona. Anch'io non vedevo l'ora di farti un buco nella testa. Lascia andare la ragazza, ora. Non preoccuparti per lei, ha soltanto respirato il gas di questo posto troppo a lungo. Lo stesso gas che hai respirato tu, per essere precisi. Ma questo l'avevi già capito da solo, vero? Che diavolo sta succedendo? Perché le maschere sul suo volto continuano a cambiare? Risparmiami le tue stronzate, Pandora. Fai un solo passo e sei un uomo morto. Perché non gli pianti una pallottola in testa già adesso? Domanda. Prima che il gas inizi a fare effetto? Oh no, io continuerò a vivere molto a lungo. E sarai proprio tu a garantire la mia incolumità, detective. Cosa? Sono disarmato e distante da lei, eppure non mi hai ancora sparato. Perché cambi da lei al tu? Evidentemente hai capito da solo che non mi sarei mai avvicinato a te se non avessi la possibilità di ucciderla in qualsiasi momento, anche a distanza. È così stupido che devo per forza pensare che sia voluta sta cosa. Perché prima era un errore, adesso sono due. Adesso è la terza volta. Comunque non devi preoccuparti, non ho nessuna intenzione di farlo. Se vi ho portati qui è solo perché voglio che tu riesca a dimostrarmi qualcosa. Cosa dovrei dimostrare ad un fallito che si diverte ad uccidere delle ragazzine per soddisfare le sue perversioni? Tutti dicono che non provi sensi di colpa per le persone che hai fatto condannare perché sei un mostro, ma io credo che la realtà dei fatti sia molto, molto diversa. Il motivo per cui riesci ancora a dormire sonni tranquilli è legato al fatto che non hai mai visto quella gente agonizzare davanti ai tuoi occhi. Il giorno della loro morte tu eri in ufficio, godendoti il successo assieme alla polizia e a quella scrofa che chiami collega.
Ma oggi, grazie a me, potrei goderti tutto lo spettacolo in prima fila. A meno che tu non decida di lasciarmi andare di tua spontanea volontà. Sapevo che fossi pazzo, ma non fino a questo punto. Io dovrei lasciarti andare? E cosa mi garantirà che non la ucciderai comunque? Oh, è proprio questo il divertente. Non hai nessun tipo di garanzia. Carina questa immagine. Guardami bene in faccia. Ti sembro forse il tipo di persona che può essere manovrata da un figlio di puttana qualsiasi. Ti Oh, ma io non ho nessuna intenzione di manovrarti. Lascerò che sia tu a decidere. Carina questa immagine perché si è sovrapposto a lui. Sparmi le urla di questa ragazza, ti tormenteranno per sempre nei tuoi incubi. Lasciami andare e vivrai sapendo che oggi avresti potuto fermarmi e non l'hai fatto. La vita del verme per quella della ragazza. A te la scelta. Io gli sparo, per direttissima. Cioè, non è neanche una domanda per me. Io gli sparo. Sparo. Cioè, credo che Frey avrebbe voluto lo stesso. No? Proprio come immaginavo. Io e te siamo davvero uguali, detective. Ok, gli ho sparato. Finale? Cioè, ce l'ho fatta. Freya, Freya, riesci a sentirmi? Dobbiamo andarcene di qui immediatamente. Mordred, sei tu? Sì, sono io, lascia che ti liberi da questo affare. Salvata da un criminale, questo è davvero bello. Grazie, Foley. Esplosa? Forse in fondo. Mi sbagliavo su di te. Pronto? Pronto? Mordred? Cosa sta succedendo? È un ending? Sì, sei vivo. È uno dei finali questo? Che cosa è successo? Dov'è Freya? Freya è morta. E ad ucciderla. No, non dire sono stato io, ti prego. No, non col survival skill. Sono stato io. Capitolo 1, Divinità e mostri fine? Che cazzo mi stai dicendo? Mordred shot first, citazione. Shooting castle. Ma che cazzo? Ma quindi Pandora è ancora. Cazzo!
Porca puttana. Possiamo parlare per un attimo di quanto sia figa questa cosa? Cioè, a me è piaciuto davvero tanto il fatto che il gioco ti abbia lasciato la scelta. E poi abbia detto, ok, tu la tua scelta l'hai fatta, a me va benissimo, però adesso te ne prendi le conseguenze. Perché il gioco è stato davvero chiaro, eh. Il gioco è stato davvero chiaro. Salva Pandora e salva Freya. Spara Pandora, uccidi Freya. Cioè, ragionandoci, ok, a mente fredda, era un po' stupido e un po' strano il fatto che questo qui avesse architettato tutto nei minimi dettagli, avesse avuto il tempo di pianificare tutto, trovare le informazioni su Freya, addirittura ottenere delle foto che avrebbero dovuto essere inesistenti. Avevo organizzato tutto questo teatrino del cazzo, aveva rapito Freya, l'aveva pestata perché comunque era messa maluccio anche sulla sedia. E poi non si è premurato di mettersi al sicuro. Effettivamente era un po' wishful thinking, ok? Era un po' wishful thinking. Però io penso comunque di aver fatto la scelta giusta. Cioè, la questione è che comunque, bene o male, pensandoci, era quella la scelta giusta. Perché Frey avrebbe voluto così. Cioè, se avesse potuto scegliere, avrebbe sacrificato la sua vita per catturare Pandora. Specialmente considerando che questa persona aveva davvero tutto il marcio possibile. Il marcio. Tutto quello che Frey avrebbe non vol voluto che non fosse mai visto dai suoi colleghi, no? Cioè, quindi comunque la sua vita sarebbe stata rovinata. Purtroppo, perché comunque non è una cosa giusta. Però, cioè, cosa fai? La salvi, la metti in cattiva luce, gli rovini la vita e non ottieni un cazzo in cambio? Non lo so, io probabilmente nei panni di Freya avrei voluto sapere che il killer è stato ucciso. Però allo stesso tempo, il killer non lo abbiamo ucciso, mi sembra di capire. Abbastanza chiaramente, lui se n'è andato. Lui o lei, insomma, Pandora se n'è andata. Quindi, wow. Trovo incredibile la brutalità con il quale lo ha fatto e soprattutto il modo in cui si sono susseguiti gli eventi, perché io ero convinto di aver vinto. Ero convinto di essere arrivato al finale, quello veloce, ma buono comunque, no? Un po' tipo i Far Cry, no? Che tipo se stai lì e parli come aspetti Pagan Min, alla fine finisce bene tutto quanto. E invece no. E invece no, eri convinto perché vedi lui che la slega e dice ok dai dobbiamo scappare via, l'abbiamo ucciso e lei ti ringrazia, dice cazzo non pensavo mai e poi mai che mi avrebbe salvato un criminale, grazie. E poi esplode. Esplode perché aveva una bomba in corpo. Porca puttana. Che botta. Ma grandissimi cazzo, mi è piaciuto davvero tanto. Bravi, bravi, bravi. Passarono i mesi, ma il sonno non sembrava tornare. Ci credo, cazzo. Ci credo genuinamente. Nonostante quella donna avesse fatto di tutto per distruggermi, il ricordo di Freya continuava a tormentarmi ogni singolo istante. Comprensibilmente. Pandora aveva giocato con tutte le nostre vite e aveva vinto. Ero riuscito a ucciderlo, ma non a scoprire la sua identità. Ah no, quindi ho ucciso? La polizia si è rifiutata di darmi qualsiasi tipo di informazione a riguardo. Se non altro, grazie al chip di Abigail, Baker è stato scagionato e abbiamo ricominciato a vivere una vita normale. Infatti, ma a quale prezzo? Hera, che cosa abbiamo fatto? Quindi è un finale? 12 aprile 2066, città di Nuova Polemos. Buonasera cittadini e benvenuti all'edizione speciale del telegiornale nazionale.
In seguito alla schiacciante vittoria delle bande nere rispetto agli avversari del Partito Unificato Nazionale, l'opinione pubblica si è divisa a metà. Alcuni parlano di frode, altri di vera e propria rivoluzione. Quel che è certo è che i cittadini di Nuova Polevos hanno deciso di cambiare. Ascoltiamo ora in diretto il discorso. Ora in diretta il primo discorso ufficiale del presidente Baker, che al momento si trova davanti al tribunale di Madison Square, immerso nella folla dei suoi sostenitori. Madonna, che sound! Miei amati concittadini, il nostro tempo è giunto, poiché oggi, finalmente, abbiamo scelto di risvegliarci dal torpore. La vecchia classe politica ci ha dissanguato, permettendo a tutti i parassiti di infettare le nostre terre senza nessun tipo di pudore. E sapete perché lo hanno fatto? Perché un popolo debole è un popolo manovrabile. Hanno usato la scusa dell'uguaglianza per poter mangiare sul nostro sudore, impedendoci di ritornare alla gloria per cui i nostri padri fondatori hanno lottato. D'ora in avanti, soltanto chi è disposto a sacrificarsi e ad obbedire potrà essere degno di vivere al nostro fianco. Ricordate sempre questo giorno, amici miei, perché oggi noi riscriveremo la storia! Ma come? Ma scusa? Pronto? Il portatore del fuoco? Ma pronto? 20 aprile 2066, Foley Investigation. D'accordo, mi farò trovare lì tra poco. Tu cerca di non farti seguire. Stessa merda, altro giorno. Che razza di giornataccia. Oh, sei tornata. Hai novità? Come se aspettavamo, la gente è convinta che Baker sia stato ucciso perché era un personaggio troppo scomodo per l'opposizione. E il partito si è radunato per trovare un nuovo leader e parlano di conseguenze gravissime per quanto accaduto. Inoltre avevamo come l'impressione che la gente in città mi guardasse in maniera strana. Comincio seriamente ad aver paura, Mordred. Ti stai preoccupando troppo, ragazza. Sono appena stati eletti, non faranno mai mosse troppo azzardate. Devono reagire a questo attacco, ma la violenza non servirà ad aumentare il loro consenso. Forse hai ragione, ma comunque adesso sono riusciti a creare un martire. E sono proprio i martiri a creare le dittature. Credi che siano stati loro a ucciderlo? Non lo so, ma non riesco comunque a smettere di tremare. Ma in realtà la cosa che mi preoccupa di più al momento sei proprio tu, Mordred. Eh? Non cercare di nascondere l'evidenza, per favore. Hai smesso di mangiare, fumi molto più di prima e hai delle occhiaie spaventose. Sembra quasi tu... Datemi un attimo. Vado a soffiarmi il naso perché non riesco manco a parlare, mannaia la puttana. È incredibile, ho il naso... Cioè, non mi sento il naso tappato, non starnutisco, non ho il raffreddore, non... No, eh? Però quando parlo mi si blocca. Che cazzo? Sembra quasi tu stia perdendo la volontà di vivere, e questo, se possibile, mi terrorizza più delle bande nere. Non è un discorso che intendo affrontare adesso, abbiamo cose più importanti a cui pensare. Il nostro contatto si è finalmente fatto vivo, ci aspetta Talon Square fra poco. D'accordo, ma per favore non sottovalutare il problema. Non lo farò. A proposito, te la senti di accompagnarmi laggiù? Pensi che lascerei davvero andare da solo un energumeno senza cervello come te ora che la città sta diventando così pericolosa?
Noto che nonostante tutto il tuo pessimo senso dell'umorismo è rimasto perfettamente intatto. Esattamente come la tua carenza di empatia, detective. Va bene, andiamo. Andiamo a Talon Square. Quindi non era un finale. Non era un finale, cosa che mi lascia abbastanza perplesso, perché ero convinto che lui avesse detto ho ucciso il cattivo, no? Quindi... Your utopia, my dystopia. We love you, so why don't you love us back? We sell the future, AquaS. Ok. Talon Square. Ogni volta che la rivedo riaffiorano vecchi ricordi. Quasi mi mancava l'odore di spazzatura di questo posto. Non ti faceva un tipo così sentimentale, Foley? Oh, il nostro contatto è già qui. Non potevo certo arrivare in ritardo all'appuntamento con i due personaggi più controversi di tutta Nova Polemos. Finalmente abbiamo occasione di conoscerci dal vivo, Sergente Boone. Chiamatemi pure Emily, odio le formalità. Ciao Emily Boone. Parlami di te. Non esiste fenomeno in natura più devastante di una donna desiderosa di vendetta. Estremamente emotiva e immatura per la sua età, Emily si lascia comandare dall'istinto per qualsiasi cosa, ragione per la quale non è mai riuscita ad ottenere un posto di rilievo in polizia fino a oggi. Ok. Nata all'interno di una famiglia semplice e piena di premure nei suoi confronti, Emily decise di entrare in polizia seguendo i desideri del padre, che non era mai riuscito a diventare poliziotto per via dei suoi problemi respiratori. Conobbe Freya quando fu assegnata nel suo stesso dipartimento e se ne innamorò perdutamente, venendo corrisposta solo dopo moltissimo tempo per via della natura schiva della tenente e per la paura del giudizio dei colleghi, che non vedono di buon occhio rapporti tra lo stesso sesso. Ah, quindi erano una coppia. Allora, vogliamo iniziare la nostra bella chiacchierata? È che no? Aggiornamenti sul caso Pandora. Prima di tutto vorrei dirvi che apprezzo tutto quello che avete fatto fino a oggi per rendere giustizia al sacrificio di Freya. Dopo gli eventi di Varyajan, la polizia ha scoperto del suo passato e ora sembra che io sia l'unica che pensa ancora a lei. Eravate molto legate, vero? Sì, eravamo molto intime. Proprio per questo voglio ringraziarvi. Non hai motivo di farlo, specialmente se hai davvero le informazioni che ti ho chiesto. Mordred, maledizione, quando imparerai ad avere un minimo di tatto? Di certo non vi avrei fatto venire fino a qui se non avessi sviluppi sul caso. Mi ci sono voluti mesi, ma ho finalmente scoperto la verità. Bene, allora parla. Chi diavolo era l'uomo a cui ho sparato a Varyajan? Il suo nome era William Payne, ed è ormai certo che fosse davvero Pandora. O meglio, uno dei due. Come puoi uccidere qualcosa che non esiste? Profilo psicologico. Di natura schiva e introversa, William non ha mai coltivato particolari relazioni interpersonali e si è sempre limitato a fare il proprio lavoro, evitando di impegnarsi più del dovuto. Dopo essersi trasferito nel 2062 a Nova Polemos, William, grazie alle sue conoscenze mediche, ha lavorato all'interno della Hephaestus come ricercatore. Non ha mai stretto nessun tipo di rapporto praticamente con nessun collega, non ha mai condiviso nulla riguardo alla sua persona e non ha nessun tipo di precedente, motivo per il quale non esistono molte informazioni sul suo conto. 2 Pandora? Allora avevamo sempre avuto ragione fin dall'inizio, Mordred. Gli assassini lavoravano in coppia. Ne sei sicura? Ho indagato all'ufficio immigrazione e ho scoperto che il nostro amico William è immigrato qui 2 anni dopo il primo omicidio legato al nostro serial killer. Quindi probabilmente si trattava di un suo collega, oppure addirittura di una sorta di discepolo. Purtroppo temo sarà impossibile scoprire di più, anche perché le mail che avevate affidato a Freya sono scomparse assieme a lei. Freya te ne aveva parlato prima di essere rapita? E comunque non potremmo semplicemente chiederle di nuovo ad Abigail? Ho già provato a chiederglielo, ma dopo la morte di Pandora, quella ragazza ha cancellato tutto quello che poteva compromettere la sua innocenza. Giustamente, cioè io avrei fatto probabilmente lo stesso. Pandora non si fa sentire per anni e poi improvvisamente una delle due torna fuori solo per causare questo disastro con Baker e farsi ammazzare così? Più andiamo avanti e più questo caso si fa assurdo. E non è finita qui. Ho anche scoperto che l'uomo che avete ucciso era uno dei medici più famosi dell'Hephaestus Tech, la più grande azienda di Nova Polemos. Ok, dimmi di più.
L'azienda fu fondata nel 2022 da alcuni degli uomini più illuminati di Nova Polemos e oggi rappresenta la più importante industria farmaceutica e tecnologica della città. La politica si appoggia ad essa per le questioni di sicurezza informatica e per questo l'Efestus è l'unica industria accreditata ad aver contatti commerciali e non con l'estero. Questi avvengono tramite circuiti mail criptati esterni a Caligula. Ah, ok, quindi è così che comunicava con le due ragazze. Sbaglio è quella che si occupa di ricerche mediche e tecnologiche, oltre a monitorare la popolazione per conto della polizia. Esattamente. E come saprete, sono anche gli unici a possedere i mezzi per poter inviare o ricevere mail criptate qui in città o all'estero. La stragrande maggioranza della popolazione di Nova Polemos riceve informazioni provenienti dall'estero dopo che esse sono state censurate e riviste dal sistema di sicurezza. Proprio per questo quasi nessuno è conscio di quale sia lo stato di avanzamento tecnologico-sociale degli altri stati. Le motivazioni di questo stato di ignoranza sono sconosciute, ma facilmente applicabili dai politici della città, visto il bassissimo numero di turisti autorizzati. Ok. Questo spiegherebbe come ha fatto a estrarre i bulbi oculari di Alice e a mandare quelle mail criptate. E in effetti è vero, perché abbiamo detto che era un chirurgo esperto. E non hai ancora sentito la parte più interessante. Pandora ha ucciso di nuovo. Cosa? Stai scherzando, vero? E quando sarebbe successo? Lo stesso giorno della condanna di Baker. E guarda caso la vittima è proprio uno dei dirigenti della Hephaestus. Come fate a essere certi che sia stato proprio lui? Stesso modus operandi, stessa ritualità. Non c'è dubbio, si tratta di lui. Devo informarvi che questo caso è sconosciuto persino a gran parte della polizia, vista la gravità della situazione. Aspetta un attimo, e allora tu come fai a saperlo? E soprattutto, perché lo stai dicendo a noi? Perché per quanto possiate essere dei criminali agli occhi della polizia, siete anche gli unici ad avere esperienza diretta con Pandora. E ora che il caso è di interesse nazionale, qualcuno ha pensato bene di creare una task force interna disposta a darvi supporto. Ci avete osservato fino a oggi, eh? Dovevo immaginare che la tua era un'operazione sotto copertura. Ti sbagli, tutto quello che riguarda Freya è vero, soprattutto il fatto che sono l'unica che ancora si interessa a lei. Che ne dici, Mordred? Accettiamo la loro offerta? Non che ci siano molte alternative, esatto. D'accordo, ne parlerò con la task force. Nel frattempo vi invio l'indirizzo del luogo del delitto. Quando avrai finito con le indagini, raggiungimi al commissariato. Abbiamo molto di cui parlare. Ok. Aspetta un attimo, una stanza d'albergo? Esattamente, e non ti ho ancora detto la parte più importante. Che cosa? Non sta succedendo davvero. Avanti, muovetevi in fila indiana e salite sul mezzo per l'identificazione. La nostra è solo una procedura di sicurezza, non c'è nulla da temere, mantenete tutti la calma. Perché stanno prelevando quelle persone? Mordred? Mordred, ti prego, rispondimi. Perché vi state preoccupando così tanto? Stanno solo prelevando alcuni disoccupati per l'identificazione. Stiamo solo aumentando la sicurezza dopo il fatto di Baker. E poi, sinceramente, un po' di pulizia era proprio quello che ci voleva in questa città. Oh, merda. Un po' di pulizia? Eh? Che le hai preso? Bene, allora io vado sulla scena del crimine. Tu torna a casa in fretta, Air. Ti contatterò appena arriverò lì. Va bene, a dopo. Emily, perché mi stai guardando in quel modo? Qualsiasi cosa succeda, devi garantirmi che la proteggerete. Altrimenti io me ne tiro fuori immediatamente. Mi immagino non sia un grosso problema. Molto bene. Però scusami, cioè... Dove stai andando? Non ti ho ancora detto nulla sulla scena del crimine. Che razza di testa calda. Mi fa molto strano questa cosa. Perché comunque lei rientra fra le categorie oppresse, no? Cioè, anche lei è omosessuale. Di conseguenza abbiamo letto che comunque all'interno della polizia questa cosa non è vista di buon occhio. Mi fa tanto strano che una persona comunque sottoposta a questo genere di abusi non abbia un minimo di empatia per le persone che stanno, che stanno subendo un altro genere di abusi, no? È un
weird. Non so se c'è tipo un qualche significato dietro della serie, ci saranno sempre degli ultimi più ultimi di te con cui prendersela, no? Perché un po'... No, non voglio parlare di politica, abbiamo detto di questa cosa. No, lo faccio, perché è un po' come quello che è successo con la Lega. Cioè, prima il target della Lega erano quelli come me, i terroni, quelli che arrivano dal sud, e quindi la Lega, via dall'Italia, tutto quanto. Poi è arrivato lo shift di interesse, e quindi il problema si è spostato leggermente più a sud, no? Se prima era al di sotto del Po, adesso è al di sotto della Sicilia, no? Tutti quelli che arrivano al di fuori dell'Italia, e quindi te la prendi con loro. E quello è stato bene o male, e... non saprei neanche come dirlo, come definirlo, un lavaggio di massa, un lavaggio del cervello di massa? Perché io conosco persone che sono del sud e votavano Lega. E quindi, cioè, finché eri tu il problema, no. Adesso che sono gli altri il problema, sì. È la stessa cosa, forse è questo che stanno cercando, cioè, è questo tipo di paragone che stanno cercando di dimostrare, il fatto che finché se la prendono con gli altri e non se la prendono con te, allora va bene, non lo so, non lo so, non mi capacito di questa cosa per ora, magari ci saranno delle spiegazioni. Era, sei al sicuro? Sì, sono a casa. La polizia mi ha appena inviato i dati di AQOS inerenti al caso. Bene, allora aiutami con l'indagine appena arriverò lì. D'accordo, ma prima vorrei chiederti una cosa. Cosa pensi che significhi quello che abbiamo visto a Talon Square? Al popolo serve un colpevole per l'omicidio di Baker, e piuttosto che dimostrare la loro incompetenza, la polizia preferisce prelevare e interrogare le fasce deboli della città. Non riesco a capire se lo dici per tranquillizzarmi o solo perché ti rifiuti di affrontare la realtà dei fatti. Avanti, non manca molto all'albergo. Prometheus, 20 aprile 2066, Five Twins Hotel, Nova Polemos. Prometheus Iapeltifilius, Primus Homines ex Lutofinxis. Beh, non si può dire che sia stato difficile trovare la stanza in cui è avvenuto l'omicidio. Dio, se possibile, la situazione sembra persino peggiore di quella che abbiamo trovato a Treasury Park. No? No, no. Vista così, no. Hai già caricato gli ologrammi sulla Coes? Sì, non ci resta che attivarla e scoprire cosa c'è dietro tutto questo disastro. Molto bene, allora procedo. Indaghiamo. Prima di cominciare ad indagare devo attivare la Coes. Come lo attivo la Coes? Vabbè, sta roba potevano anche risparmiarsela, eh. Aspetta un attimo, i cadaveri sono due. Sono due? E perché solo uno dei due sembra seguire il modus operandi di Pandora? Non lo so, ma lo scopriremo presto. La vittima sembra essere piuttosto anziana, i bulbi oculari non sono stati asportati e la bocca non è stata cucita. Forse non ho fatto in tempo? Ti sto inviando i dati della vittima che ci ha fornito la polizia. Beh, non credo che sia stata una questione di tempo, credo più che altro che sia stata una questione di incapacità. Perché era l'altro che era l'esperto medico, l'esperto chirurgo, no? Quindi immagino che questa persona non abbia le capacità, le competenze per fare quello che faceva l'altro, Prometheus. Mito di Prometeo. Prometeo, titano figlio di Giapeto e Climene, è il protagonista di uno dei miti più famosi dell'antica Grecia e rappresenta l'umanità e il progresso. Contraddicendo agli ordini di Zeus, rubò qualche favilla del fuoco divino, simbolo di conoscenza e progresso, e la donò agli umani. Zeus, infuriato, ordinò ad Efesto di creare Pandora, una bellissima donna che sarebbe stata data in dono ad uno dei fratelli di Prometeo, Epimeteo, in cambio di una vendetta contro gli esseri umani. Questo, conscio di non dover accettare doni da Zeus, declinò il dono, scatenando l'ira del dio. Per questo Prometeo fu incatenato sulla roccia di un monte altissimo, costretto a assorbire una tortura inflitta da un'aquila, simbolo di Zeus.
Questa avrebbe divorato ogni giorno il fegato del titano, attendendo durante la notte che questo si rigenerasse. Epimeteo affrontò la sorte del fratello. Affranto per la sorte del fratello, sposò Pandora, che per via della sua innata curiosità apriva uno scrigno contenente tutti i mali del mondo. Perfetto. Questa cosa è rappresentata benissimo in God of War 2, se non sbaglio. E c'è proprio Prometeo con l'aquila che gli divora il fegato ogni giorno. Una roba terribile. Cornelius Huber. La saggezza è sintomo di solitudine. Uomo benvoluto e ottimistico di natura, Cornelius ha sempre avuto un atteggiamento paterno e amorevole con praticamente chiunque. Figlio di genitori tedeschi immigrati nella città durante la sua fondazione, Cornelius ha sempre dimostrato una grande intelligenza che gli ha permesso di rivoluzionare più volte il mondo della tecnologia. Considerato un filantropo e un genio all'interno della città di Nova Polemos, Huber è uno dei dirigenti più importanti della Hephaestus, ruolo che gli è stato affidato dopo lo strepitoso successo derivante dalla sua creazione più famosa, l'Aqua OS. Ok. Il suo fegato è stato aperto, immagino. Il fegato della vittima sembra essere stato colpito ripetutamente con un oggetto tagliente, probabilmente un coltello o qualcosa di simile. Immagino che sia stata questa la causa della morte. Plausibilmente, sì, c'è tutto sto sangue, è molto probabile. Il sangue della vittima è presente in grande quantità sulle lenzuola, che probabilmente sono state spostate dalla polizia e non sono nella loro posizione originale. Le mani e i piedi della vittima sono stati bloccati con delle manette in modo da prevenirne la fuga. Ok. Ah, vabbè, manette, ok. Qui c'è una scritta. Questa scritta recita: Prometheus iapeti filius primus homines ex luto finxit. Prometeo, figlio di Giappeto, per primo plasmò gli uomini dal fango. Perché Pandora stavolta ha deciso di lasciare un messaggio così specifico? Che fra l'altro appunto sono i protagonisti della storia di Prometeo, no? Abbiamo Prometeo che... chi è Prometeo in questo caso? È lui. Perché ha il fegato spappolato, quindi probabilmente lui. Abbiamo Pandora, che è il nostro assassino. Abbiamo Hephaestus anche, sì, certo, giusto. Lui lavora per la Hephaestus, quindi... anche questa cosa è rilevante. Piume? Presumo siano d'aquila o di qualche rapace simile. Come se non fosse già abbastanza palese quale mito volesse emulare. Ok. Ci dice qualcosa? Semplici piumi d'aquila che sono state trovate accanto alla prima vittima. Probabilmente fanno parte del perverso modus operandi di Pandora. Le aquile non sono presenti nemmeno negli zoo di Nova Polemos, visto che sono praticamente estinte. E quindi le loro piume hanno un grande valore. Ok. Weird flex, but ok. Questo ingresso è l'unico modo per entrare nella stanza. Ci si può accedere soltanto con un'apposita tessera. Ed è inoltre un piccolo suono. Ed inoltre un piccolo suono viene emesso ogni volta che la porta viene aperta o chiusa, probabilmente per avvertire gli ospiti. Ok. Sull'armadio è presente un singolo buco di proiettile che probabilmente ha attraversato il cranio della vittima uccidendola sul colpo. La seconda vittima. A quanto pare la sua morte è stata rapida. Un singolo proiettile ad alta penetrazione l'ha colpito in piena fronte. Cosa ha scoperto la polizia riguardo alla sua identità? Aspetta, controllo. Eh? Nessuna informazione? Stai scherzando? La polizia non sa chi è quest'uomo? Per quanto possa sembrare assurdo, è proprio così. Non avrei mai immaginato che potesse succedere qualcosa del genere a Nova Polemos. Beh, in effetti è un po' strano, considerando la dittatura in cui vivono. Ok, seconda vittima. Non dici nulla, vero? Ok. Molto strano. Una pistola di grosso calibro. Probabilmente la vittima si aspettava che qualcuno sarebbe venuto a prenderlo. Cosa sai dirmi al riguardo, Era? La polizia ha scoperto che la pistola ha sparato 3 colpi distinti. Uno di questi è quello che ha ucciso quest'uomo.
Vuoi dirmi che l'assassino ha usato questa pistola per ucciderlo? E perché tre colpi? Non vedo altri fori di proiettile nella stanza. Non ne ho idea, ma i dati dicono che sono state trovate tracce di polvere da sparo sulle mani della vittima. Ok. C'è altro? Pillole. Alcuni medicinali che, a quanto afferma la polizia, sono stati somministrati in grandi quantità alla vittima legata al letto. L'etichetta recita Morpheus, un medicinale prodotto dalla Hephaestus usato per far addormentare i pazienti durante le operazioni chirurgiche. Ok. C'è altro? Direi di no. Non mi sembra di vedere nient'altro. Una visuale della città ignara del disastro che è avvenuto in questa stanza. Un vecchio dirigente di un colosso tecnologico farmaceutico e uno sconosciuto uccisi in una camera d'albergo di lusso. Questo caso, se possibile, è persino più assurdo di quello di Alicia. Ma immagino che sia la norma quando si parla di Pandora. Prima di fare qualsiasi ricostruzione ho bisogno di altre informazioni. Devo tornare al commissariato, dobbiamo scoprire di più sulle vittime e sulla loro identità. D'accordo, ora che le acque dovrebbero essersi calmate ti raggiungerò lì anch'io. Era. Preferirei tenerla al sicuro, onestamente. Tanto mi può parlare già così. Non credo ci sia il bisogno di farla uscire fisicamente. Credo sia meglio che tu rimanga a casa per ora. Mi serve il tuo supporto a distanza. Non provarci neanche, Mordred. Ti ho già detto mille volte che non sono una bambina e che sono in grado di gestirmi da sola. Finiscila. Le nostre vite sono in pericolo, lo capisci oppure no? L'unica cosa che sono sicura di aver capito è che non sei più lo stesso dopo i fatti di qualche mese fa. Sì, cioè, sì, ma è anche comprensibile, direi, no? Ha visto una persona che conosceva saltare in aria davanti ai suoi occhi? Cioè, credo che sia, cioè... Capisco lo scazzo di Hera, perché chiaramente non è che puoi farmi da padre padrone, va bene. Però allo stesso tempo anche tu, cazzo... Cerca di capire lo status mentale di Mordred, perché pensa quanto essere dura superare una cosa del genere. Ed è naturale che lui abbia paura di vederti in pericolo, no? Specialmente considerando il fatto che puoi tranquillamente parlarmi a distanza. Facciamolo, no? Aggiornami appena avrai novità. Era... Non lo so, mi sembra un po' cattiva questa cosa. Oh, Mordred. Allora, cosa hai da dirmi su questa scena del crimine? Pensi che tu che abbia a che fare con un altro Pandora? Non ne sono sicuro. E da cosa nascono questi dubbi? Prima di formulare delle ipotesi ho bisogno di parlarti un attimo. Ah, ok, d'accordo. A patto che siano cose riguardanti il caso. Non posso ancora dirti nulla riguardo ai fatti di Talon Square, mi dispiace. Fantastico, allora la situazione è davvero molto peggio di quanto credessi. E che mi puoi dire? La prima vittima. Per prima cosa vorrei che mi parlassi del vecchio ucciso sul letto. Si chiama Cornelius Huber, e se oggi possiamo utilizzare acqua OS è solo merito suo. Sul serio? L'ha inventato lui? Sì, e mi viene da pensare che questo omicidio abbia a che fare con i Pandora a cui hai sparato. Con il Pandora a cui hai sparato. Credi che volesse coprire le falle lasciate dal suo collega? Probabile. Pensiamo possa avere a che fare con la possibile scoperta di qualche relativo... di qualcosa relativo al vero Pandora da parte della vittima. Eppure ho come la sensazione che ci stia sfuggendo qualcosa. Ti consiglio di andare a chiedere direttamente alla sede principale dell'azienda, oppure ad uno dei due assistenti di Huber. Avete i loro nomi e i loro indirizzi, immagino. Sì, sono Dean e Eugene Smith. Due fratelli che vivono insieme nella zona 3. Li ho già sentiti? Può essere? Nova Polemos è divisa in 6 circonvallazioni, definite zone. La prima zona è quella più elitaria, sede del Parlamento e di quasi tutte le zone di interesse della città, ed è monitorata costantemente da diverse squadre di polizia specializzate. A partire dalla seconda fino ad arrivare alla sesta, la qualità della vita e il livello di benessere calano esponenzialmente, ma nonostante questo il numero di criminali rimane estremamente basso, grazie soprattutto alle misure di sicurezza estreme e all'alto numero di agenti presenti in ogni zona.
D'accordo, dammi le coordinate precise così andrò a fargli una visita cordiale. Se è possibile, cerca di mantenere un profilo basso. La nostra è solo una collaborazione esterna, quindi non possiamo proteggerti dalle denunce. Come siete prevenuti? D'accordo, vedo di non combinare troppi casini. Ok, parlami anche della seconda vittima. Puoi parlarmi del tipo a cui hanno sparato in fronte? Mi piacerebbe poterti dire qualcosa, ma la triste verità è che non sappiamo assolutamente nulla di lui. La polizia di Nova Polemosk non conosce l'identità di qualcuno? Questo è davvero bello. Sospettiamo comunque che sia arrivato sulla scena del crimine per salvare l'altra vittima, finendo poi ucciso dal killer. Molto interessante. Perché dovrebbe esserlo? Se la seconda vittima è arrivata per salvare il nostro scienziato, presumibilmente l'assassino non era presente quando è arrivato. Altrimenti non sarebbe mai riuscito ad arrivare fino all'altro lato della stanza senza essere ucciso prima. Ma procediamo con ordine. Sappiamo che la pistola ha sparato per 3 volte, quindi mi chiedo, dove sono finiti gli altri colpi? Posso intuire che l'assassino abbia tolto i bossoli dalla scena, ma non avrebbe mai potuto coprire i fogli di proiettile. Tutto tornerebbe se lui avesse sparato per difendersi, visto che sono state trovate tracce di polvere da sparo sulle sue mani. Ma non ci sono tracce di sangue dell'assalitore ed è impossibile che la nostra vittima non si sia accorta dell'arrivo dell'assassino. E perché? Beh, è chiaramente la porta, no? La porta? Sul serio? Esattamente. Esiste solo un modo per entrare nella stanza ed è proprio attraverso quella porta, che guarda caso emette un rumore ogni volta che qualcuno entra ed esce dalla stanza. Comincio a capire dove tu voglia arrivare. Allora continuo a seguire il mio ragionamento. Quante sono le probabilità che l'assassino sia riuscito ad entrare, correre fino alla vittima, disarmarla e colpirla con la sua stessa arma? 0, o quasi. Perché una cosa simile non c'era scritta... Perché una cosa simile non c'era scritta nel rapporto? Prima di formulare altre ipotesi devo parlare con il gestore dell'albergo. Ho bisogno di saperne di più su quella stanza. Ti farò parlare con la signora che lo gestisce non appena tornerai lì. Grazie ancora del tuo aiuto. D'accordo. Allora tornerò lì il prima possibile. La questione è in sospeso. A Town Square hai detto di dovermi chiedere qualcosa, giusto? Esattamente. Avrei bisogno di una conferma da te, Mordred. Freya è stata davvero uccisa solo da Pandora? O tu c'entri qualcosa? No, le dico la verità. Io non credo che... Non credo di dover nascondere nulla. Immagino che almeno tu debba sapere tutta la verità. Proprio come immaginavo. Avresti potuto salvarla, ma non l'hai fatto. È ingiusto. Questo che stai dicendo è ingiusto. Come se avessi avuto altra scelta. Quell'uomo avrebbe ucciso decine di persone se l'avessi lasciato andare. È questo che continui a dire alla tua coscienza? Comunque ora dobbiamo solo focalizzarci e fermare il pazzo che ha combinato tutto questo. Direi che ti ho chiesto tutto quello che mi serviva a sapere. Puoi mandarmi un file contenente le informazioni sull'ora e sulle modalità dell'omicidio? Nessun problema, te lo mando subito. Al suo interno troverai l'ora del decesso e tutti gli accessi nella stanza dell'albergo. Benissimo, ti ringrazio. Piuttosto, che fine ha fatto la tua collega? Si è ripresa da quello che è successo a Town Square? Sì, sta bene, non preoccuparti. Oh, le vie interne? Non sono affari che ti riguardano. Ehi, non c'è bisogno di essere così scontrosi. Ho accettato di aiutarmi, ma devi tenerti lontano dai nostri affari personali, sono stato chiaro? Vorrei ricordarti che sono un membro della polizia. Mancami ancora di rispetto e farò in modo di fartene pentire amaramente. Ok. Andiamo prima alla Hephaestus. Kiln? Non ho mai sentito la parola kiln. La fornace, giustamente. Hephaestus, giustamente la fornace, chiaro. Ci sta. Mi sembra sensato. E così questa è la sede della Hephaestus. O almeno la sua facciata. Direi di dare un'occhiata in giro.
Buonasera, sono il detective Mordred Foley e vorrei parlare con qualche responsabile in merito all'omicidio di Cornelius Ober. Attenda all'entrata, manderemo uno dei nostri rappresentanti il prima possibile. Aspettare qui? Ma non c'è neanche una sedia. Le ricordiamo che lasciare la stanza le farà perdere la sua priorità. Sono qui per conto della polizia, non ho nessuna intenzione di perdere altro tempo con queste idiozie. La invitiamo ad attendere con calma, perché nel frattempo non si informa su tutti i nostri articoli? Potrà trovare un ampio catalogo in... Basta, ho capito. Limitatevi a fare la svelta. Dato il loro comportamento comincio a intuire il perché abbiano messo dei vetri così spessi alla reception. È chiaro, è certo. Sono già passate 2 ore, quanto ancora intendete farmi aspettare? Basta, Thalia. Non ho intenzione di restare ad ascoltarti un secondo di più. Eh? Il tuo mentore finisce ammazzato e tu fuggi in questo modo? Il mio mentore, quel vecchio non significava nulla per me, e francamente non ho nessuna intenzione di fare la sua stessa fine aiutandoti. Cornelius ha fatto di tutto per renderti quello che sei oggi e tu lo ripaghi così? Se solo potesse vederti in questo momento soffrirebbe moltissimo. Questa conversazione finisce qui, e per favore evita di starmi ancora tra i piedi. Mi scusi, signorina, ma non ho potuto fare a meno di sentire la vostra conversazione. Eh? E lei chi è? E il mio nome è Mordred Foley, sono un detective e sto collaborando con la polizia sul caso di Cornelius Ober. Ah, allora sta parlando con un uomo famoso? Sto parlando con un uomo famoso? Purtroppo sì. Spero non sia un problema per lei. Se dovessi fermarmi alle apparenze o a quello che dice la stampa, non potrei più parlare con nessuno in questa città. Comunque io sono Thalia Wells. Come posso esserle utile? Thalia Wells, dimmi di più. Non c'è vita che non meriti di essere vissuta. Thalia ha sempre mostrato una natura ottimistica ed estremamente positiva, proprio come il suo mentore, benevole e ottimistico di natura. E grazie alla sua spiccata parlantina e al suo bell'aspetto, la ragazza ha sempre avuto una grande opinione di se stessa. Nata in Europa da genitori impegnati nell'ambito dell'agricoltura, Thalia decise di trasferirsi a Nova Polemos dopo aver conosciuto il professor Huber, suo futuro fidanzato. Minchia, se ne passano di anni. Tipo 26. È tutta la mia vita, praticamente. Ad uno dei suoi convegni. Nonostante il grande divario di età tra i due, l'amore sembra sincero e derivante dalle loro due grandi personalità. Sono contento per loro. Cioè, a me in realtà non più, perché purtroppo lui è morto, però... Vorrei farle alcune domande riguardanti Cornelius Huber, se non è un problema per lei. Certamente, io più di tutti voglio scoprire chi l'ha ucciso. Saprebbe darmi qualche informazione in merito alla Hephaestus? L'azienda si occupa prevalentemente di studi medici e tecnologici. I server di Caligola, di Aquos, come anche i dati inerenti all'esame Patterson... si trovano tutti qui, nella sede principale. Ora capisco tutta questa sorveglianza. Si occupano anche di altro? Sì, sono l'unica azienda che ha l'autorizzazione per comunicare con l'estero in qualsiasi momento per motivi commerciali e politici. I pezzi grossi si affidano così tanto all'Hephaestus? Non è un caso che molti dei politici provengano direttamente da qua dentro. Tutto in famiglia, come si suol dire. Cornelius Huber. Potrebbe parlarmi di Huber e del rapporto che aveva con lei? Cornelius era una persona straordinaria, nonché il mio futuro sposo. Lei era la sua fidanzata? Sì, stavamo insieme da più di 4 anni, ma ho fatto di tutto per non dirlo in giro. Temeva per la mia incolumità. E perché? Sospettava che qualcuno volesse ucciderlo, probabilmente qualcuno all'interno dell'azienda. Che Pandora abbia davvero avuto dei legami con il professore? Purtroppo non è mai entrato nel dettaglio e ora desidero soltanto vendetta verso la belva che ha tolto la vita all'uomo più importante della mia vita. La sera che ne ho denunciato la scomparsa non riuscivo neanche a contattarlo, il GPS del suo HOS sembrava non funzionare. Oh, quindi è stata lei a dare l'allarme. Proprio così. Ma quando l'hanno trovata era ormai troppo tardi. Ok, Eugene e Dion Smith. Cosa saprebbe dirmi riguardo agli assistenti della vittima? Quello che ha visto prima è Eugene, mentre Dean è colui che prenderà il posto del mio povero Cornelius appena le acque si saranno calmate.
Tra i due c'è sempre stata una competizione malata, ma i modi gentili di Dean e il successo delle ricerche hanno fatto breccia nel cuore di Cornelius, ok? Ma questo non è andato a genio a Eugene, che ora si rifiuta persino di aiutarmi a capire cosa sia successo veramente. Li conosco da anni, anche perché avevano un rapporto molto stretto con noi e sono venuti molto spesso a cena. Saprebbe dirmi di cosa si occupavano questi due assistenti? Eugene si occupava di sicurezza informatica, mentre Dean ha inventato un famosissimo videogioco per AquaS chiamato Be a Good Citizen. Vuole dirmi che è riuscito a ingraziarsi il professore con qualcosa del genere? Proprio così. Grazie a quel gioco sono riusciti a ottenere informazioni costanti in merito alle attività e alle abitudini dei cittadini. Rimarrebbe sorpreso nello scoprire a cosa sia disposta ad arrivare la gente pur di ottenere dei benefici. Videogiochi usati come metodo di controllo delle masse? Questa è davvero bella. Figurati se sarebbe mai possibile una cosa del genere. Comunque, se ci tieni a scoprire di più, le consiglio di parlare direttamente con loro. Lo farò sicuramente, grazie delle informazioni. D'accordo, direi che mi ha fornito abbastanza informazioni. La ringrazio per il suo tempo. Non voglio certo farla aspettare altre 2 ore qui con me in attesa che qualcuno si degni di parlarmi. Probabilmente non arriverà mai nessuno. Sono tutti troppo spaventati dall'idea di essere indagati per quello che è successo. Cosa? Conosco l'animo vile di questi uomini e posso assicurarle che non ci saranno di nessun aiuto. Capisco. Allora eviterò di perdere altro tempo. Prima di andare lasci che le affidi una cosa. Dati corrotti? AquaS trovato appena fuori dall'albergo in cui sono avvenuti gli omicidi. Apparteneva a Cornelius Huber. I dati al suo interno sono inaccessibili e soltanto un tecnico esperto potrebbe riuscire a ripristinarli. Un AquaS? Sì, è quello di Cornelius. Ricorda quando le ho detto che risultavo scomparso la sera della sua morte? Il motivo era molto semplice. Ho trovato l'AquaS in un cestino a pochi metri dall'albergo. I suoi dati erano stati totalmente corrotti. Com'è possibile? I dati non sono direttamente sul dispositivo, provengono dal server centrale. Non lo so, ed è proprio per questo che glielo sto affidando. Trovi un modo per attivarlo di nuovo e forse riuscirà a capire cosa è successo. Perché non l'ha dato direttamente alla polizia? L'avrei fatto, ma temevo che l'avrebbero fatto scomparire per paura che collegasse il fatto... 3 volte fatto in 2 righe, eh? Ok, con qualche dirigente della Hephaestus. Capisco, allora troverò qualcuno in grado di sistemarlo. La ringrazio molto. Le passo i miei dati, se ha bisogno non esiti a contattarmi. Nessuna maschera, questa donna mi ha sempre detto la verità. Ora non resta che capire cosa nascondeva il professor Huber dentro questo aggeggio. Già già. Bene, io stacco. Staccherei per questa sera, mi sta venendo l'abbiocchino. Diciamo che... Ok, sì, possiamo chiudere. Sì. Diciamo che arrivare alla sera dopo aver lavorato 8 ore, aver fatto un sacco di cose in casa, aver dato da mangiare al micetto, averlo coccolato, aver giocato con lui, aver fatto un bel po' di roba, giocare una visual novel, un po' di sonnino te lo mette, eh? Devo dirlo, speravo di streamare almeno un paio d'ore a botta, però se ieri potevo dare la colpa alla palestra, oggi semplicemente mi sta venendo sonno. Quindi buona. Stacchiamo un po' prima, tanto comunque stiamo proseguendo abbastanza spediti, mi sembra di capire. E un paio d'ore possono bastare al giorno, un po' meno anche. Che dire, un'altra puntata bomba. Ci sta la grande, Dry Drowning si sta rivelando molto più frizzante di quanto mi aspettassi. Molto più interessante di quanto mi aspettassi. E la morte di Freya, porca puttana se mi ha colpito. Mi ha colpito davvero tanto perché era estremamente inaspettata e estremamente ben fatta. Era ragionata benissimo, aveva dei tempi perfetti, perché ti dava la sensazione di esserci riuscito e poi subito dopo ti incula a sangue. E questa cosa mi è piaciuta davvero tanto. Fatto molto molto bene quella parte. Mi chiedo quanto sarebbe cambiato se avessi deciso di farlo andare via. Probabilmente lei sarebbe ancora viva, probabilmente parleremmo con lei al posto che con Emily. Però allo stesso tempo qualcosa sarebbe cambiato a livello di storia, no? Perché Pandora non sarebbe morto, o meglio Pandora 1 non sarebbe morto.
Sono abbastanza curioso. Però, boh, vedremo come prosegue. Vedremo come prosegue. E niente, probabilmente già da domani sera. Io direi che vi do la buonanotte. Un bacione a tutti. Grazie mille per essere passati. E ci vediamo domani o in generale alla prossima, se proprio non ci posso essere domani. Statemi bene. Ciao belli.